Allora, oggi facciamo un video diverso, niente ricerca dell'oro, non oggi, ma un video su questa pompa. In realtà è uno sturo lavandino. Qui c'è una ventosa abitata, questo serve a sturare il lavandino. Io lo uso come pompa per l'oro. Ho tolto la ventosa che si svita, è filettata, è usitata. Qua dentro c'è una croce di plastica, io l'ho rimossa. E lo usavo per aspirare l'oro nelle fessure. Tiravo su, aspiravo. Cosa succede? Siccome non è stato progettato per fare questo, per aspirare sabbia e pietrisco, ma solo acqua, la guarnizione interna si usura, si consuma. Lo usate un po', poi si consuma e non aspira più, aspira a vuoto. Il problema si risolve molto, molto facilmente. Vedete, questo pezzo si svita, si apre, si estrae questo. E queste sono due guarnizioni che si usurano, vedete, diventano piatte, quindi perdono aderenza con l'interno del tubo e non aspira più. Costa poco, sta roba, non è che costi tantissimo, non costa di sicuro 50 euro. Però per non buttare via niente, a me non piace buttarmi niente, il problema si risolve facilmente, basta un piccolo cacciavite, si inserisce all'interno delle guarnizioni, vedete? E si estraggono. Una. E. Due. Sono robuste, non abbiate paura di romperle. Vedete? Questo è il lato usurato. Questo è il lato usurato. Questo è il lato interno. Dopo aver pulito bene il tutto, anche perché io l'avevo ingrassato sperando che aspirasse di nuovo decentemente, ma funziona, si sono un po' usurate. Allora, si pulisce bene il tutto, l'eventuale pietrisco che è rimasto. Poi si prendono le guarnizioni e con una torsione si girano. Loro non restano girate, perché se le lasciate andare tendono a tornare alla posizione originaria. Dovete tenerle girate con le mani, con le dita. Le girate, le tenete girate e andate a inserirle da un lato, in modo che il lato più scuro, quello blu, era quello esterno, si inserisca nel binario. Lo tenete dentro e poi andate a rimettere all'interno tutta la guarnizione. La rimettete all'interno della sede preposta, con la parte usurata dentro l'alloggiamento. Allora, va aggiustato un pochino con le mani, perché la guarnizione è leggermente più larga dell'alleggiamento, ma non è una cosa che deve preoccuparvi. Vedete? Adesso questo lato, quello che fa aderenza, è nuovamente bombato. Stessa cosa con l'altra, questa non ha due colori, ma è lo stesso. Si fa una torsione in modo che il lato esterno venga a essere all'interno. Non potete lasciarla andare perché lei torna alla posizione originaria, però tenendola, facendo in modo che il lato usurato sia all'interno, la andate a inserire dentro l'alloggiamento, la tenete col dito e la fate entrare totalmente dentro l'alloggiamento. Una volta iniziato, poi lei va quasi da sola, va soltanto convinto un pochino, ma non è niente di particolarmente complicato, bisogna soltanto adattarlo un po', aiutarlo un po', sistemarla, fare un po' di gioco con le dita. Qui devi andare dentro lì, qui anche, ecco fatto, quasi fatto. Studato. È generoso da parte sua, al momento è il mio superiore. La prima telefonata di Freddy è a un vecchio amico della squadra degli Hoffman, lo specialista. Va inserita correttamente, ecco qua, vedete, poi va aggiustato un po' con le dita perché resta leggermente più larga. Si sono cacciati in un grosso guaio. Con le dita, con l'aiuto del cacciavite, la si convince a entrare all'interno. A fare in modo che sia perfettamente inserita, perché sennò il rischio che poi si sfili, e se si sfila siamo da capo. Allora,
funziona poi più. Ecco. È entrata, questa è entrata. Questa è a posto. Beh, senza le barricole non vedo un granché. Comunque va bene, inserita. Un po' di gioco per farle entrare dentro, perché chiaramente adesso è scappata. Eccomi qua. Chiaramente adesso, essendo bombata, un po' più di attrito, voilà. La si inserisce, si riavvita il coperchio e questa, sentite? Aspira di nuovo. Basta girare le guarnizioni per non comprare un'altra. Poi quando anche su questo lato saranno usurate, si cambia. Ciao a tutti.